visto che i due interventi di Segneri e di Manna hanno fatto anche dei riferimenti all'utilità e all'utilizzo del collegio piccolo, noi avanziamo anche a questo punto la proposta per scegliere i candidati di quel collegio di fare delle primarie all'interno di questo collegio, quindi delle primarie fatte, adesso vedremo come. E io questa domanda la rimbalzo al nostro Roberto Giachetti, che oltre ad essere vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del PD, è anche il parlamentare che in quest'ultimo anno e mezzo o forse più ha anche meglio incarnato l'ideale di questa battaglia per la riforma della legge elettorale. Grazie a Roberto Giachetti. Allora, grazie a voi per avermi invitato, arriverò anche a questa domanda. Vorrei sviluppare solo qualche riflessione che diciamo scaturisce dagli interventi che ci sono stati. In particolare mi ha colpito molto l'introduzione fatta da Marconi, perché delineava uno scenario ideale, forse irraggiungibile, non so, ideale, forse irraggiungibile per la politica, se poi la guardiamo di questi tempi sembra proprio il bianco e il nero, che in realtà rappresenta però la condizione ideale attraverso la quale la politica dovrebbe tentare di agire, perché non c'è dubbio che un contesto che si forma in quelle condizioni è in grado di fornire una soluzione, non so se la migliore, ma sicuramente la più rispondente all'esigenza di essere comunque digerita, non subita diciamo dagli elettori, nel paese. Questo riguarda sicuramente la legge elettorale e tante altre cose, cioè la sensazione, il contesto nel quale noi viviamo è un contesto nel quale diciamo tante sono ormai le condizioni per le quali la politica è trasformata in un'arena, e si pretende che gli attori siano esattamente i partecipanti ad un'arena nella quale più ci si picchia e più si esibisce pezzi e brandelli dell'altro, e più diventi in qualche modo la rappresentazione dell'eroe di turno. Questo è accaduto sicuramente con l'avvento delle televisioni, che sicuramente hanno che hanno tutto il loro valore in termini di capacità comunicativa, ma che sicuramente a mio avviso hanno diminuito la capacità di coloro che leggevano i loro giornali di una maggiore riflessione sulle cose che leggevano e sentivano. Adesso hanno una presa diretta e ovviamente le trasmissioni sono diventate per di più quelle che vediamo, cioè dei contenitori nei quali si rappresenta un certo modo. Non parliamo poi con la rete, che è un'altra straordinaria opportunità che è arrivata e che sicuramente consente, con tutti i suoi lati positivi, ma non a caso negli ultimi tempi la rete è diventata anche uno strumento di aggressione anche molto pesante, che ancor di più strappa la possibilità che si generi un contesto di riflessione nelle condizioni e con le caratteristiche che lei descriveva, e invece sempre più trasforma anche il pensiero via internet e dicendo in una sorta di bastonamento continuo. Non a caso, a mio avviso, si formano anche forze politiche che sono in qualche modo a espressione della rete, ma della rete nel suo insieme, quindi anche di questa parte della rete che manifesta. No, lo dico perché mentre lei parlava pensavo tra me e me, e questo lo pensavo anche perché ovviamente ho delle considerazioni anche critiche rispetto al ragionamento fatto, che veramente forse sarebbe il caso di occuparsi della riforma elettorale, che è diversa dalle riforme costituzionali, e delle riforme costituzionali fosse un'entità completamente estranea dalle forze che sono in questo momento in campo e che si contendono, perché a differenza di quello che è accaduto in passato, mentre in passato hanno avuto a mio avviso la capacità, poi con tutte le contraddizioni, perché se andiamo a vedere gli atti della Costituente si vede che adesso al di là della nobiltà e dell'autorevolezza del pensiero comunque sono state anche differenziazioni forti, però a mio avviso affinché il meglio di quello che può emergere dalla classe dirigente, che indubbiamente è meno autorevole di quella di un tempo e anche sicuramente a causa della legge elettorale che c'è stata fino adesso anche meno di livello,
è quello di costituire un soggetto esterno che con meno pressione di quanto non ce ne sia adesso in termini di ostracismi, insomma di tutto quello che ho parlato adesso, sia in grado con un tempo dato di pensare in modo un po' staccato dalla contesa immediata e dagli interessi dei partecipanti in questo momento e cerchi il più possibile oggettivamente con un sistema che è quello di analizzare quella disponibilità a conoscere e quindi comprendere le varie ragioni che si formano senza che queste rappresentino necessariamente la bandiera da portare da qualche parte, cioè il convincersi in una discussione, anche partendo da un punto di vista, nel convincersi in base all'argomentazione degli altri che effettivamente, diciamo, possono esserci delle ragioni, indicazioni, può prevalere l'utilità di una scelta piuttosto che un'altra, anche se non è nel suo insieme fino in fondo convincente, così si dovrebbe formare, a mio avviso, tutto quello che in questo contesto la possiamo mettere, come vogliamo, possiamo mettere l'ovatta sulle pareti, possiamo fare qualunque cosa, il contesto attuale della politica purtroppo, a mio avviso, non è assolutamente in condizione di fare, non a caso è in condizione di esprimere soltanto, diciamo, dei piccoli tentativi di mediazione che ovviamente non sono il massimo. Ho fatto questa premessa perché ci pensavo, nel senso che la rappresentazione del contesto che lei configurava mi affascina da morire, ma non solo, diciamo, è nella storia probabilmente impossibile da realizzare nella politica, ma in questo momento la politica è qualcosa che sta proprio a Marte. E cerco di venire ad alcune considerazioni di merito. Io personalmente, come noto, ero e sono e continuo a rimanere convinto che, ma è anche qui la mia personale opinione, che il doppio turno alla francese sia obiettivamente per me la scelta più convincente. È ovvio che sarebbe ancora più convincente, ma è quello che ovviamente penso io, se questa in un disegno ideale che mette in armonia il sistema istituzionale fosse coniugata con la scelta di passare dal sistema parlamentare a un sistema semipresidenziale. Presidenziale, ci si può ragionare dicendo, ma è chiaro che il doppio turno alla francese, non perché in Francia è così, ma perché logicamente, secondo me, dal punto di vista politico, inevitabilmente tiene insieme due scelte che in qualche modo anche si compensano. Detto questo, mi sarebbe piaciuto anche da morire se il sistema elettorale italiano comunque fosse potuto essere quello del doppio turno alla francese, a prescindere dal fatto che non abbiamo il presidenzialismo. Purtroppo, diciamo, nella scorsa legislatura, anche se ovviamente attraverso una provocazione fatta con un emendamento durante la riforma che era in discussione al Senato, però il PDL tirò fuori ok al doppio turno alla francese, ma anche con la modifica del sistema parlamentare in presidenzialismo. Ora adesso, diciamo, penso che tutti noi sappiamo perfettamente che pensare di portare l'Italia dal sistema parlamentare al sistema semipresidenziale attraverso un emendamento a una riforma che passa di là è del tutto evidente che è una semplice provocazione, ma che a mio avviso il Partito Democratico ha fatto malissimo a non raccogliere e non andare a verificare, perché era un bluff, ma avrebbe consentito sicuramente di aprire finalmente nel nostro paese un dibattito anche su una cosa che è un tabù. D'altra parte, noi sappiamo effettivamente che i limiti del centro-sinistra rispetto a Berlusconi e al centro-destra sono sempre stati che noi non abbiamo mai avuto la serenità di analizzare delle proposte per il valore che avevano, per l'importanza che avevano magari per il paese e per i cittadini. No, siccome provenivano da una parte, comunque assolutamente no. Questo riguarda questo tema, ma come sapete riguarda i temi della giustizia, riguarda tante altre cose. Cioè, io sono convinto che la subalternità, diciamo, del centro-sinistra a Berlusconi è una delle ragioni per le quali noi, diciamo, tendenzialmente negli ultimi 20 anni non solo abbiamo quasi sempre perso, ma non abbiamo realizzato niente per il paese, e questo, diciamo, non ci aiuta. Detto questo, e quindi secondo me questa è la soluzione migliore, adesso, diciamo, noi ci trovavamo nella seguente condizione, che non avevamo neanche più il Porcellum, perché quello era già stato fatto secco dalla Corte Costituzionale. Non entro nel merito, era giusto, non era giusto, ha fatto bene, non ha fatto bene, poteva, non poteva, la Corte Costituzionale comunque ha deciso, e ha deciso di riportare il Paese ante referendum, nel senso che probabilmente applicando quello che poteva applicare dal punto di vista delle sue competenze rispetto alla legge attuale, ha operato con una decisione che sostanzialmente ci riporta ad un proporzionale puro con una preferenza. Quindi
in tutti i nostri ragionamenti dobbiamo sapere che l'alternativa al non fare una legge non è il porcellum, che con tutte le sue devastanti, io sapete bene come l'ho combattuto dicendo, però diciamo almeno non era un proporzionale puro. La sentenza della Corte Costituzionale, se noi domani andassimo a votare, ci consegnerebbe le larghe intese almeno per un altro paio di legislature. Poi, siccome in Italia noi ci appassioniamo, ci abituiamo e quindi un po' anche ci appassioniamo, iniziano a piacerci le cose, dopo un po' saremo capaci di magari andare avanti per 15-20 anni io penso che questo non sia un bene per il Paese, ovviamente essendo per un sistema maggioritario potete immaginare come immagino io dovrebbe essere non solo il dibattito politico ma anche il sistema parlamentare, il sistema istituzionale e anche però la contrapposizione di opzioni politiche, quindi per me pensare di poter tornare a votare con il proporzionale e con la preferenza è qualcosa che questo noi abbiamo, non abbiamo più il porcello. Allora si pone un problema, la reazione che è stata fatta adesso, che descrive dei sistemi che sono straordinari e che dimostrano che poi spesso e volentieri quando si fa un nuovo sistema elettorale si sceglie un punto di riferimento e comunque si adatta poi al contesto socio-politico eccetera eccetera come si trova. Però ce n'è una parte variegata e molto interessante. Dicevo quindi, ovviamente stiamo parlando di una mediazione, perché una legge bisogna farla, una mediazione. Cosa tiene dentro e in cosa è diverso dal porcellum? È diverso dal porcellum intanto perché prevede che, in questo stando a mio avviso dentro i rilievi della Corte Costituzionale, perché prevede che il premio di maggioranza non sia assegnato con un solo voto, perché col porcellum una forza politica che pigliava, come è successo, un voto in più, in questo caso abbiamo preso 100.000 in più, si è presa 120-130 parlamentari in più rispetto a quella, cioè un elettore in più è in grado di determinare che una forza politica, che obiettivamente è una cosa abnorme, qui viene messo un premio di maggioranza che addirittura prevedendo il secondo turno prevede che ci sia una soglia che vedremo se rimarrà del 35, se aumenterà un po', come io penso forse sarebbe anche utile, ma comunque c'è una soglia attraverso la quale, quindi non è più un voto in più, una soglia che devi raggiungere per la maggioranza. Se non raggiungi quella soglia, tutto l'elettorato viene richiamato, e appunto poi ovviamente nel ragionamento di Pierpaolo, che ovviamente mi appassiona e condivido tante cose, c'è una grande contraddizione, nel senso lui dice non si può fare una legge elettorale in qualche modo contro i piccoli. Il problema è che appunto, come dicevo, se noi facciamo la scelta dell'opzione maggioritaria, l'opzione maggioritaria inevitabilmente, ho fatto l'esempio dell'Inghilterra dove ci sono formazioni che prendono magari 18, 19, 20% e che rimangono fuori dal Parlamento perché lì è un maggioritario secco che piglia un voto in più, entra in Parlamento. E quindi dicevo che per quanto mi riguarda, io dovendo scegliere se avere micro rappresentanze elettive in Parlamento, cioè una rappresentanza in Parlamento che nasce da una competizione elettorale, personalmente preferisco di più, e per questo avevo sposato anche il progetto del partito a vocazione maggioritaria che Veltroni aveva illustrato a Lingotto, preferisco molto di più lo scenario americano dove ci sono due grandi partiti che ovviamente non sono monolitici, sono molto articolati al loro interno, che hanno poi il sistema delle primarie, tutto quello che stiamo dicendo, ma che portano in Parlamento una selezione che avviene all'interno dei partiti, quindi in base anche agli equilibri. Adesso non voglio fare esempi assolutamente, ma un po' come era la Democrazia Cristiana, che era un partito di una certa consistenza, ma che al suo interno notoriamente aveva diverse articolazioni. Non possiamo uscire da questa, e la legge elettorale che si sta tentando di fare, come spesso accade in Italia, non essendoci le condizioni di fare molto altro, è l'utilizzo sostanzialmente di un proporzionale con delle correzioni che cerchi di dargli i benefici che si cerca di dare, adesso mi sembra come se fossi Clinton, dei benefici che tendenzialmente si ottengono con il maggioritario. Perché è chiaro che la soglia di sbarramento, il premio di maggioranza, rimane il tema delle liste bloccate, delle preferenze, e con questo poi mi taccio. È chiaro che
noi rimaniamo in un regime di liste bloccate. Però siccome io mi diverto ogni tanto a fare delle cose, e ho veramente chiuso, questo mi dispiace per gli ascoltatori della Radio Italiana, non lo possono vedere, però lo posso raccontare. Noi siamo in questo sistema. Questo era il Porcellum, cioè l'elettore quando va nella sua cabina elettorale trova solo dei simboli, tanti. Non sa tanti e non sa minimamente chi c'è dietro questi simboli. Questo è il Mattarellum, un simbolo, un nome, perché era un collegio uninominale. Adesso è una roba artigianale, non sarà così, non è il facsimile che fa il Ministero dell'Interno, però tendenzialmente questo sarà, anzi in alcuni casi saranno tre, in altri casi saranno cinque. Questo è il sistema costa. Adesso, proprio ritornando a quello che diceva Marconi e a quello che ci siamo detti, se noi ci vogliamo predisporre in modo sereno e dialogico e senza l'accanimento terapeutico del Senfione per forza, qualcuno può sostenere che questo è identico a questo e non è più vicino a questo? Allora, se noi diciamo che l'elettore deve essere nelle condizioni di scegliere, io penso che come è nelle condizioni di scegliere qui, apro parentesi, non è che questo veniva fatto scelto con un concorso, diciamo, o con le primarie, o con questo, un segretario di partito decideva chi andava in quel collegio. Tendenzialmente sapeva anche che lì dove c'erano collegi particolarmente tranquilli non ci andava proprio quello che, no? Di Pietro Mugello lo conosciamo. Beh, qui succede che questi quattro nomi che l'elettore può vedere saranno, almeno per quanto ci riguarda, scelti con le primarie. Potrei aprire una parentesi su come sono le primarie finché non le regoleremo per legge, ma non la apro, la richiudo subito. Resta il fatto che però almeno una piccola selezione c'è, quindi qui l'elettore che viene qua e vede 3, 4, massimo 5 nomi è nelle condizioni di decidere, e ci siamo esattamente a quello che non so chi dà, esattamente Mecacci. Tu dici, io ho visto Mecacci che era lì e per votare Mecacci, nonostante tutto, mi sono cuccato anche tre che non sapevo neanche chi fossero. Però hai fatto una scelta, perché se lì ci stava insieme a Mecacci Totò Riina, probabilmente tu avresti detto, senti, lo sai che c'è Mecacci, te voglio bene, ma io non te voto. Chiaro? Quando io dico che l'elettore deve essere nelle condizioni di scegliere, intendo dire esattamente questo. Poi è chiaro che l'ideale per me è il collegio uninominale, ma è del tutto evidente che, e ho veramente chiuso, perché? Perché i grandi sostenitori delle preferenze, non dimentichiamoci che il percorso referendario è un percorso che porta pure ad arrivare a un referendum di Pietro Segni bocciato perché non raggiunge il quorum e arriva al 49,6% con l'80% che era a favore, ma diciamo il tema delle preferenze, qualcuno mi deve dimostrare che invece quello è un sistema attraverso il quale effettivamente l'elettore può scegliere, dicendo, senza trascurare, e ho chiuso, un problema tecnico tutt'altro che rilevante, e cioè che la preferenza inevitabilmente fa aumentare a dismisura i costi della politica e ovviamente amplifica i rischi di corruzione. Non è che tutto questo, come abbiamo visto, non si è manifestato in altre cose, però è chiaro che è un via. E poi c'è un problema invece di metodo, che io, proprio perché noi siamo maggioritari e il maggioritario, è chiaro che la preferenza trasferisce quello che dovrebbe essere lo scontro tra opzioni politiche, tra una e un'altra, tutto all'interno di un partito, per cui del confronto politico non gliene può fregare più niente a nessuno, e l'unico problema che c'è per andare in Parlamento non è lottare contro, perché l'altro lo fa il partito con i simboli, è lottare all'interno della lista per togliere più voti, e quindi col sistema, diciamo, con sistemi più o meno nobili che abbiamo conosciuto nella storia. Quindi diciamo, ho veramente finito, io vi ringrazio, e volevo dire però che secondo me sono molto utili occasioni di ragionamento e di confronto, soprattutto se mano a mano, e ritorno alla parte iniziale del nostro introduttore Marconi, se mano a mano, non riuscendo mai, io non sono così positivo, diciamo, a pensare che arriveremo a quel livello, ma ogni segmento e tratto di modo di discutere, ragionare e stare insieme si avvicina a quella condizione ideale, io penso che sia un fatto straordinariamente importante per un momento sociale che vive invece di grandi, eccessive e anche spesso artificiali conflittualità. Scusate anche a me. Grazie.